giubbotto. Avete provato il centrodestra dopo, doveva diventare bellissimo, doveva diventare straordinario, dovevamo fare non so che cosa. Abbiamo provato persino i 5 Stelle, che dovevano rappresentare la grande rivoluzione in Sicilia, in Italia, con tutto quello che c'è dietro di loro. In realtà, al di là delle chiacchiere, è rimasto poco o nulla. Allora è chiaro che oggi vi dovete interrogare, perché vedete, i protagonisti di questo cambiamento non siamo noi. Non sarò io, non sarà Enzo, non sarà Sergio, non sarà Filippo, non sarà Rita, non sarà Cadeno. I protagonisti di questo cambiamento sarete voi. Se il 25 settembre darete ognuno di voi il vostro contributo per far crescere sempre più questo progetto politico che oggi vede protagonista la terra di Sicilia, allora noi riusciremo sì in una grande rivoluzione. Riusciremo sì a cambiare tutto finalmente e riusciremo sì a farlo con l'unica persona che ha dimostrato con i fatti di essere in grado di guidare questa terra di Sicilia. Quella persona ha un solo nome e cognome, si chiama Cadeno De Luca e sarà il prossimo sindaco di Sicilia e presidente della nostra regione. Grazie di cuore a tutti, state al nostro fianco, state con noi, perché questa battaglia si vince solo se siamo tutti insieme. E insieme la vinceremo. Grazie, io adesso lascio la parola a Valeria, che degnamente ho anche sostituito in tutto e per tutto, e vi saluto perché io ovviamente vado avanti a fare da apripista in un'altra piazza. Buona serata e grazie a tutti. Grazie Danilo, buonasera a tutti voi. Mi verrebbe da dire, siamo una squadra fortissima. Ormai davvero ci andiamo alternando con i tempi che non ci consentono di essere sempre puntuali, ma questo perché piazza dopo piazza, lo dico sempre, incontriamo sempre tanto entusiasmo attorno al nostro progetto, tanti sostenitori, tanti amiche e tanti amici che ci sostengono e che ci vogliono manifestare la loro vicinanza con strette di mano, selfie, le pacche sulle spalle, i messaggi di incoraggiamento. E quindi grazie davvero a tutti voi per la vostra presenza qui stasera e grazie a tutti le amiche e gli amici che ci hanno seguito e che ci seguono nei nostri appuntamenti, appuntamenti che hanno un obiettivo, quello di presentarvi il nostro progetto politico, quello di parlarvi, come diceva Danilo Lo Giudice, del nostro progetto De Luca sindaco di Sicilia, De Luca sindaco d'Italia, un progetto nato per offrire finalmente un'opportunità a questa terra, quella di fare la scelta giusta. E la scelta giusta, consentitemi di dirlo, voi lo sapete, la vostra presenza qui ne è testimonianza, è una soltanto il 25 di settembre. Quella scelta è Cadeno De Luca, il nostro sindaco di Sicilia, che accogliamo su questo applauso, su questo palco, con un applauso, perché cambierà tutto finalmente, è una promessa che Cadeno De Luca manterrà. Grazie a tutti voi.
grazie per questa calorosa presenza, un bel applauso sì per chi ci segue da casa e per chi ha bisogno oggi di rendersi conto che queste elezioni regionali li vincerà il popolo siciliano. Eccolo qui un altro pezzo del popolo siciliano che ci hanno scoperto, che rompe gli indugi e si è reso conto che finalmente è arrivato il momento. Il momento sì, il momento è adesso. E adesso perché siamo riusciti a mettere all'angolo un intero sistema. E adesso perché noi abbiamo rotto quell'incantesimo dell'alternanza consociativa con la stessa maggioranza, gli stessi personaggi che governavano, gli stessi che facevano opposizione. Voi scambisti, siete scambisti di professione, perché vi scambiavate i ruoli. Poi quello che era la, che faceva finta per l'opposizione passava alla maggioranza, quello che faceva la maggioranza passava all'opposizione, e le porcherie dell'uno e dell'altro non ve le toccavate mai. Ecco perché non cambiava niente in questa terra. È finito questo sistema, lo capite che è finito? Perché? Perché noi abbiamo detto no. Perché noi abbiamo detto non ci stiamo. La Rocca. La Rocca, guarda. La Rocca, lo sapete chi è la Rocca? O la Rocca. Senti, la Rocca, mega direttore generale del Dipartimento della Sanità dei miei stivali. Ma come ti permetti? Ma come ti permetti di dire ai dirigenti, ai funzionari dell'assessorato alla sanità, andate al convegno domani a Catania e fate la missione, stronzo, con i soldi della regione, te lo dico davanti a tutti, stronzo, querelami tu e il tuo padrone Ruggero Razza. Che porcheria, c'è domani, c'è il convegno a Catania, guarda caso, no, tu dugni ancora, va bene, là, c'è questo convegno, organizzato, pensate un po', prima era organizzato dall'assessorato alla sanità, quando io ho detto questo, quell'altro cascaccione di Ruggero Razza, domani reagisce, querelo Cateno De Luca! Perché il convegno l'ho organizzato con i miei soldi. Senti, è la Rocca, l'assessore Cannocca. Chi è che lo paga? La Rocca ha scritto nella chat che domani mi auguro sia spubblicata su tutti i giornali. La Rocca ha mandato la locandina. Quindi, perché vedete, io poi li faccio incartare, si sentono scarsi. Perché io ho detto a Razza questa cosa? Perché volevo che Razza dicesse che è una cosa privata, perché l'ha organizzata lui, l'ha pagata lui, e a questo convegno chi c'è invitato? Pensate un po', Nello Musumeci e Schifani, Renato Schifani. Pensate un po', Renato Schifani, quindi è campagna elettorale. Giusto, e se campagna elettorale mi vuoi spiegare Ruggero Razza perché il direttore generale La Rocca del Dipartimento alla Sanità ha mandato l'invito di un convegno politico, quindi il direttore generale lo ha mandato in una chat dove ci sono i funzionari e i dirigenti della sanità e poi ha aggiunto preparatevi la missione, pezzi di merda, quindi fate la campagna elettorale con i nostri soldi, cessi, ecco la sanità quando dico è il bancomat della politica, ora che fai la Rocca, domani esci e mi quereli pure tu, mettiti in fila, ecco qui cari miei,
te do un busco di parole. Vedete, in questa competizione elettorale sta succedendo di tutto e di più. E prima ci hanno macinato le balle con i sondaggi farlocchi, perché ovviamente si sono resi conto che ormai la situazione gli sfuggita di mano. Perché noi abbiamo toccato 309 comuni finora, 309, io spero di arrivare ovunque. Amici di Pantelleria, arriverò da voi. Amici di Lampedusa, arriverò pure da voi. E ancora i comuni che mancano, vedrò di portarvi questo messaggio di libertà, questa scintilla, che deve essere la vostra scintilla. Questa non è la mia crociata. Ecco, questi boianti, questi mister 300.000 euro l'anno, questi personaggi che hanno poi sistemi paralleli finanziati con i soldi pubblici della sanità, la Rocca, ma che pensi che vengo di Fiume di Nisi io? E quindi le vicende palermitane io non le so perché vengo da Fiume di Nisi. Vedi la Rocca, assessore direttore Cannocca, tu sei zerbino politico e prostituta d'alto bordo. Sì, perché la Rocca, come io arriverò lì, il 26, sarà il primo che si mette dietro la porta. O sbaglio, Carmelo? Quindi non è la gran prostituta d'alto bordo, è per proprio politico, la Rocca, per carità. Quello si metterà lì, in fila, e comincerà a scodinzolare. E quasi quasi mi dirai pure che hai votato per me, la Rocca. Se ti permette, mi manda una fotografia alla tua scheda quando vai a votare, eh? Non ti permettere, non ti permettere, perché tu capace pure di fare questo sei. La domenica vai in cabina, gli fai la fotografia e mi mandi pure la foto per dimostrare che hai votato per me. Ma ti pensi che vengo in Fiume di Nisi? La Rocca. Vedete, questi si sentono scarpe, no? Che l'area del continente, noi siamo i provinciali. Ed è proprio, vedi, dalla provincia dell'impero, dalla parte periferica dell'impero, che è partita piano piano questa rivoluzione di popolo, piano piano si è estesa, provincia per provincia, e stanotte mi è arrivata una telefonata. Gianfranco mi ha detto, almeno questo non te l'avevo detto ancora, mi ha detto stanotte: Gianfranco, ti sto vedendo pure a Palermo, il presidente mi ci chiede, ma tu pensi che i palermitani non hanno voglia di liberarsi di voi? È ovvio che quindi i palermitani che avete proprio ridotto in quelle condizioni sono i primi che vogliono liberarsi di un certo sistema, di una certa logica, della banda bassotte politica. È logico tutto questo. E quando vedete questi dirigenti generali pagati da noi, che sono proprio a servizio della più becera politica, e ora Ruggerino Mazza che mi dici ora, scusami, ora che ho dimostrato che con i soldi della regione organizzi il convegno, perché ripeto, ora che mi dici che lo stai pagando tu alla Rocca, tu, o il fatto delle missioni che già è successo per altri convegni, perché caro la Rocca, tu hai autorizzato altre missioni per far partecipare i tuoi funzionari della sanità ai convegni organizzati già dal buon Renato Schifani, perché se non venivano visti, manco mezzasala riempivate. La missione è già stata fatta e registrata. I giornali che ne prendano atto se se ne vogliono occupare di questa vicenda. Le sale vengono mezze piene perché ci sono funzionari e dirigenti pagati dalla regione in orario lavorativo e che fanno la missione autorizzata dai dirigenti generali per partecipare alle iniziative politiche di
Renato. Ormai ci siamo. Ed è importante che si dia ora il colpo di grazia conclusivo. Il 25 di settembre si vota per le elezioni regionali e per le elezioni nazionali. Noi siamo riusciti a lanciare un progetto che ha coinvolto tutta la Sicilia, c'è un entusiasmo incredibile. Io oggi sono stato a Catania a fare tutta una serie di incontri, mi sono confrontato con cooperative e mi sono confrontato con Codacons. Devo dire che l'entusiasmo di Catania è incredibile perché è caduto il tabù Raffaele Lombardi. Ora tutti i catanesi quando vedono Raffaele Lombardi gli fanno il pernacchino. Perché? Ma per un motivo semplice, perché hanno preso atto finalmente che quest'uomo, che era quello che partiva dal presupposto che lui era il barone del Grillo, barone duca che era? Il marchese. Era un altro sindaco di Ghimera che preparato. Il marchese del Grillo, lui era il marchese del Grillo e tutti gli altri non erano un... Ma che ci facevi di dire facili? Lui era il marchese del Grillo e tutti gli altri non erano un cazzo, questa è una licenza poetica, scusatemi, facili fine stasera. Ecco, si è rotto un altro tabù. Ormai Raffaele Lombardo girando per le strade, complimenti che mi hanno fatto eccetera, e ora finalmente è caduta anche questa suggestione che ruotava attorno a un personaggio che aveva montato questa lista per cercare di eleggere un po' di persone, tra cui il nipotino. Finito. Anche a Catania ormai. E allora io lo ripeto, no? A tre mi date la risposta. Quindi anche a Catania, 1, 2, 3. Fate un applauso, ma che siete sincronizzati! Che siete sincronizzati! Quello che ora è importante e che ovviamente sta facendo impensierire il buon Silvio Berlusconi è l'impegno che ognuno di voi il 25 di settembre ci deve garantire anche per le elezioni nazionali. Voi sapete che vi danno tre schede. C'è la scheda verde per le elezioni regionali e lì noi abbiamo 9 liste, un esercito che abbiamo schierato a Messina per dire a tutti gli altri partiti: a Messina non si passa e non si passa. Nell'ambito di queste 9 liste avete uomini e donne anche in questo territorio, vi do qui tutti presenti, sindaci, rappresentanti di associazioni. Abbiamo liste fatte di qualità e quindi avete modo di poter scegliere chi volete sostenere. Basta come sbagliato presidente, chiaro? Là non c'è, là non avete modo! Cateno De Luca! Bravo! Quindi ci siamo chiariti. E anche dal suo punto di vista, cosa che ovviamente mi auguro che non si verifichi con noi, ma se qualcuno proprio lontanamente ha qualche mezzo impegno per votare un candidato o una candidata che non fa parte delle nostre 9 liste, tecnicamente lo può fare, ma prima, quando entrate nell'urna, prima mettete il segno di croce sul simbolo del Luca Sindaco di Sicilia e quindi vi siete tolto già quello che è il primo pensiero della giornata.
l'impegno di cuore, si vota Cateno De Luca. Poi andate a cercare il simbolo della lista dove c'è il candidato o la candidata da favorire, stracciuate bene. Se ne acciuate perché vi confondete con tutti i simboli, di colore, magari siete dal 12! Fermatevi là. L'importante è che avete votato per Cateno De Luca. Il resto non conta, con tutto il rispetto. Non conta perché? Perché la Sicilia ha bisogno finalmente di un amministratore che si faccia anche una squadra che amministri la Sicilia. Andiamo al voto. Ecco dov'è la scelta principale. Grazie Renato. Oggi so che sei stato a Messina e quando ti hanno chiesto di me tu non hai fatto il mio nome. Grazie Renato, hai accolto la mia richiesta di non proferire il mio nome. Tu se mi formulo la stessa richiesta tieni conto che io me ne fotterò, perché il tuo nome lo farò lo stesso. Per chiarirci, Renato, Oggi evitava di nominarlo, perché sapete, questi gli danno i consigli da Mediaset, capite? E cosa gli dicono a Mediaset? Il candidato quando è in vantaggio non si deve confrontare con gli altri. Il candidato quando è in vantaggio non deve nominare l'avversario, perché sennò gli fa pubblicità. Renato, vedi, noi abbiamo una scuola che è quella di Fiumerinis, che dice tutto l'opposto. Quando uno già si sente bello lì, eletto e posizionato, e guarda tutto il resto dall'alto in basso, come dicono ad Arcore, quello è il momento in cui rimane fottuto definitivamente, perché tu ormai... Ciao! No! Volevo un cane morire! Elezioni nazionali, quindi si vota per le elezioni regionali, il presidente, rinnoviamo il Parlamento siciliano, sapete cosa fare. Poi avete altre due schede e sono quelle che stanno facendo impensierire Berlusconi, perché Berlusconi partiva dal presupposto che ci schiacciava con quella che era le elezioni nazionali, ci avrebbe schiacciato anche in ambito regionale. Invece si sta verificando l'opposto. E il dato eclatante è quello che è uscito ormai come dato nazionale che riguarda il nostro progetto De Luca Sindaco d'Italia. Eccolo qua, De Luca Sindaco d'Italia, è una naturale evoluzione di De Luca Sindaco di Sicilia. Nella scheda rossa per la Camera e nella scheda gialla per il Senato voi troverete questo simbolo. Mettete un segno di croce perché i nomi sono bloccati e avete votato per la continuità del progetto di Luca Sindaco di Sicilia anche in ambito nazionale. È importante, non dormono ora per questo motivo. Ormai Berlusconi ha rinunciato alle elezioni regionali. Renato, ancora non lo sai, ma te lo dico io in anteprima. Ora il suo problema è un altro: cercare di evitare il più possibile di perdere collegi alla Camera e al Senato. Ecco ora dove deve partire la controffensiva. Noi abbiamo la possibilità di poter far saltare tanti collegi uninominali e soprattutto di conquistare il Senato nella quota proporzionale, seggia tra l'1 e l'8 di settembre, quando ci hanno massacrato con i sondaggi farlocchi. Il dato nazionale sulla nostra lista era il 15% in Sicilia, che guardate che è un numero enorme, perché questo progetto è partito 2 mesi fa, ricordiamocelo. Cioè, lo sapete che significa? In una competizione di queste, dove ci troviamo con i leader nazionali in televisione ogni sera, noi che siamo partiti ora già abbiamo il 15%. E allora significa
che le condizioni per dare la spallata finale anche in ambito nazionale ci sono tutte, ma ciascuno di voi oggi non solo ci deve credere, ci deve aiutare a fare questo sforzo di campagna elettorale. Ciascuno di voi deve partecipare a questo grande progetto e ve lo voglio dire una volta per tutte, a prescindere dalle dinamiche locali: non c'è spazio in questa scadenza del 25 di settembre, non c'è spazio per le diatribe locali. Mettetevelo in testa, lo voglio dire chiaramente, questo è un progetto che riguarda tutti, questo è un progetto che non può essere limitato da dinamiche locali che pur legittime, ma che non possono diventare un boomerang nei confronti di questa azione che stiamo portando avanti. Quindi il mio appello a tutti, lo voglio dire al sindaco presente, lo voglio dire a tutti gli amici presenti, lo voglio dire a tutta la comunità, anche perché quando i figli se ne vanno, o siete in maggioranza o siete all'opposizione, se ne vanno purtroppo, e quindi dovete avere anche quella maturità di andare oltre a dinamiche che in questo momento vanno messe da parte, perché qui ci sono uomini e donne che da un anno che lavorano a questo progetto, che sono in campagna elettorale, che rischiano, che si espongono, che sono nei libri neri, scritti lì, e oggi possono riscattare la Sicilia, riscattare tutti voi, se ciascuno di voi reagisce e ci aiuta a dare la spallata finale. La spallata finale oggi è mantenere il nostro risultato alle regionali, perché ora partirà l'azione di quello che è il partito parallelo, che è fatto da posizioni trasversali che ormai hanno preso atto che l'unica strategia vincente è la nostra, e questa è fatta senza pregiudizi. Ci sono mondi dei 5 Stelle, mondi del PD, mondi del centrodestra. Venite a me, noi non abbiamo pregiudizi, noi siamo uomini e donne di territorio, amiamo la nostra Sicilia, e la nostra Sicilia la dobbiamo amare sopra i partiti, come diceva Sturzo. La Sicilia sopra i partiti, si concretizza questa profezia, siamo felici anche per questo, ed ecco dove sta la novità conclusiva: una idea che parte dal popolo, che parte dal basso e che riesce a schiacciare quelle che sono state finora le posizioni ingombranti dei partiti nazionali che hanno soffocato le identità territoriali. Sta succedendo qualcosa di straordinario. La cosa straordinaria è un territorio che riesce ad imporsi alle posizioni schiaccianti dei partiti centralisti e nazionali. E allora vi lascio con questo appello: il 25 di settembre dovete arrivarci assieme a noi da attivisti. Il 25 di settembre sarà una data importante, io realmente la metterò in quelle che sono le date che vanno equiparate alla liberazione. La liberazione della Sicilia avrà quella data, 25 di settembre, ma a quella data noi dobbiamo essere talmente generosi non solo di liberare la nostra terra con quello che è il consenso massiccio che nella scheda verde elezioni regionali daremo, noi dobbiamo essere ancora più generosi, perché deve partire dalla Sicilia quella ventata di vero rinnovamento che va concentrato nelle elezioni nazionali, nella scheda rosa, nella scheda gialla. Dalla Sicilia può partire, per conto di tutta l'Italia,
un segno forte di discontinuità, e cioè quel progetto che parte dai territori e che porta finalmente in ogni territorio ad avere partiti territoriali che comandano a casa propria. Quello è il progetto, e per scardinare il centralismo nazionale ci vuole una ventata di popolo che parta da una periferia. E noi che veniamo considerati periferia dell'impero, noi che veniamo scambiati ormai per nord dell'Africa e non più per sud dell'Italia o dell'Europa, qui, proprio da qui, partirà quella ventata il 25 di settembre che ci porterà ad affermare in modo corale che sia in Sicilia e sia in Italia cambierà tutto finalmente. Grazie.